Non è ancora tutto come vorrei, però direi che così sono già molto più ordinate le creaturine, no? E sinceramente a me sta gabbia, vi dirò, ma non mi dispiace. Non vedo l'ora di mettere le ragnatele nella soffitta. Gestazione 27 minuti, così tanto? Ah, porca puzzolina. Ma allora mi sa che facciamo tipo in tempo a mettere le ragnatele. Ma scusami. Ne approfittiamo. Allora, utilizziamo la nostra bellissima mod che abbiamo usato anche per Halloween. Ci siamo fatti l'altare. Se non vi ricordate qual è la mod, ovviamente vi lascio come sempre tutto in descrizione. E io l'altare glielo vado a piazzare direttamente qui alle bestie, perché non ho voglia di averlo sparso da altre parti per la base. Dai, c'è anche il simbolo del ragno, mi sembra perfetto, perfetto. Mi sembra perfetto avere questo sulla soffitta. Compenetrato male? No, ottimo. Allora, per le ragnatele ci serviva solo la fibra, non mi ricordo quali sono, come, eccetera, quindi ne faccio un po'. E adesso le posizioniamo, sì, che belline, secondo me viene troppo bellina questa soffitta. Allora, questa, ok, non è gigantesca, quindi la posso tipo mettere anche qua nell'angolino. Così. Bellissima, bellissima. Questa la mettiamo per di qua. Così. Così. Beh, bellina, bellina. Ce n'erano due che erano gigantesche. Ce n'era una che era gigantesca, non mi ricordo qual è. Allora, questa mi sembra fatta apposta per essere messa tipo qua. Qua così, molto carina, sì. Ah, e questa è quella gigantesca che non so dove mettere. La metteremo qui. Qui al centro, tipo qui così. O davanti alla porta. Lo potremmo anche mettere davanti così. Ok. Così da fuori come si vede. Oh, bellina! Bellina! Sì, sì, vabbè, ci sono un po' quelle ragnatele in alto che vanno dove cacchio gli pare, però vabbè, dettagli. Allora, aspetta, dobbiamo fare altre ragnatele, devo riempire adesso. Ok, ho piazzato tutte le ragnatele. Mi spiace che sporgano un pochino ai lati, però non importa perché dentro... Adesso è proprio una tana di ragni. Guarda che bellino. Anche l'altare ci sta bene. Io ce lo lascio. Ce lo lascio. Ci potremmo mettere anche qualche baule magari. Oh, verrà una soffitta bellissima. Aspetta, in tutto questo come siamo con il cucciolo? Aspetta. Aspetta, sì, Ginetto, ho capito che hai sete. Dammi un secondo. Abbiamo una nascita probabilmente in corso. No, è 18 minuti. Ha voglia. Ha voglia. Oh, ci manca ancora un sacco di tempo. 3 2, 1. Ta-dan! Coppia! No, no, tripletta! 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 Ciao piccoli! Aspetta! Vi devo imprintare! Seguitemi, vi voglio vedere! No, 3, che bellini! Cuccioli, potete venire per di qua così vi do anche pappa? Ok, eccoli, eccoli! Oh mio Dio, ma siete adorabili! Aspetta, allora gli do prima di tutto da mangiare. No, vabbè, ma guardali! Sono dei micetti bellissimi! Hanno preso più dalla mamma, mi sa. Oddio, no, un po'. No, forse più dalla mamma. Sono tutti scuri, il papà è molto più chiaro. Ma sono bellissimi! Oh mio Dio, guarda che meraviglia! No, vabbè, sono semplicemente adorabili. Sono pucciosissimi, li vorrei troppo prendere e coccolare. Allora, abbiamo un maschietto 114, un altro maschietto 114, un altro maschietto 114! Abbiamo 3 gemelli, 3 maschietti! No, vabbè, non ci credo! Sei un papà orgoglioso, tu ciccio! Cioè, io fossi in te sarei molto, molto orgoglioso. Guarda che bellini che siete! Disabilitiamo l'accoppiamento, perché non si sa mai. Ma dai, la tripletta, ma come sono contenta. Volevo proprio un esercito di questi animaletti pucciosi. Va bene, allora aspettiamo un pochino che le bestioline siano autonome, quindi che inizino a cibarsi dalle mangiatoie. Ora magari li avviciniamo anche un pochino. E nel frattempo andiamo a organizzarci, perché oltre a dover fare gli ovetti, far fare gli ovetti a tutte le creature e andare poi a farli schiudere nella nursery dall'altra base, vorrei anche andare a recuperare un compagnuccio per la nostra Pumba, che io ho chiamato Pumba, ma è una femminuccia. Pumba, se non sbaglio, era un maschietto. Vabbè, non importa, sei la nostra Pumba. È bellissima, adorabile.
Ah sì, nel frattempo, in un momento di noia, mi sono anche addomesticata questo cucciolo perché era bellissimo, alla striscia violacea che c'è sulla schiena. Dai, non è adorabile? Guarda che bellino! Signora, lei invece è orgogliosa. Guardi, le assomigliano tutti, le assomigliano tutti. Ok, è passato un po' di tempo, i nostri cucciolotti stanno diventando dei cuccioloni, sono diventati molto grandi, quasi quanti i genitori, e direi che sono autosufficienti, stanno mangiando dalla mangiatoia, quindi noi possiamo andare. Ah, nel frattempo che i cucciolotti crescevano, io ho piazzato un po' di... aspetta, vi faccio vedere. Ho piazzato un pochino di ragnatele anche all'esterno della soffitta, della casetta dei ragni, perché non lo so, mi sembra molto carina. Forse ne aggiungo qualcuno anche qua fuori, poi vabbè, vedremo. Allora, come prima cosa direi, andiamo a cercare il compagnetto per Pumba, così poi torniamo qui, li facciamo accoppiare, ci prendiamo gli ovetti e ce ne torniamo nella base laggiù per farli schiudere. Sì, mi sembra la cosa migliore. E per andare a prendere il fidanzatino di Pumba, io mi sa che utilizzo di nuovo il tiracoleo, perché mi sono trovata tanto bene. E a costo di arrivare fino alla gabbia che abbiamo costruito col tiracoleo, non importa. Ci facciamo una bella passeggiata perché mi piace veramente tanto sta creatura, è fenomenale, oltre ad essere adorabile. Ah, peraltro anche in acqua è abbastanza velocina, non credevo. Ora qua vabbè c'è l'acqua bassa, aspetta che trovo. C'è un po' d'acqua dove poter nuotare? Si tocca? No, ok. Cioè dai, guardala, non è lenta lenta. Cioè sì, ovviamente non è che vada super velocissima, però non è neanche, non va neanche a rallenti. Guarda che bellina che è mentre nuota. Sale ovunque, ovunque, anche se non può volare non importa. È un po' un problema scendere, perché in effetti abbiamo comunque danno da caduta. Però se andiamo più o meno piano piano non dovrebbe farsi troppo male. Ora prima mi sono buttata giù da un diruppo, quindi ovviamente adesso è un pochino feritino il povero tiracoleo. Ma adesso staremo più attenti, adesso staremo più attenti. Allora, qua intorno dovremmo... ecco, c'è lo Stegotech che abbiamo visto l'altra volta. Dovremmo trovare anche... ma guarda dove siamo saliti, ma ti pare? Ma ti pare? Là c'è un Rex. Aspetti, Rex! Aspetti! Voglio combatterla, voglio battermi con lei! Venga qui, venga qui, venga qui! Tempo che tu ruggisci, ti ho fatto fuori, Lillo! Ah, ma che bello, ma che bello. Guarda, guarda, ci piovono anche regalini dal cielo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Niente di interessante. Grazie per i regalini. Per Natale ci auguriamo qualcosa di meglio. Grazie. Vedi, se scendiamo piano piano ce la si fa senza sfracellarci al suolo. Allora, era in questa zona che c'era il basilisco, non mi ricordo. Ah, cosa? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Cosa vuoi? Cos'era un microraptor? No! Maledetto! Mi ha rubato qualcosa! Mi ha rubato qualcosa! Cosa mi ha rubato? Carne? Mi aveva rubato la carne cotta, fetente! Ma dimmi te! Ma è una grotta? No, è sempre uno di quegli anfratti. Ci sono un sacco di queste aree dove poter costruire delle piccole basi nascoste tra le rocce. Sembrano grotte, invece poi no, mi illudono. No, si sta facendo notte. Volevo cercare il fococerino prima che si facesse buio. Oh, che peccatino. Ah, ciao Sarco, sei un po' lontano da casa o sbaglio? Cacchio, ci fa un Sarco qua in mezzo, scusate. No, 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 mi sembri fuori contesto. Mi sembri fuori contesto, scusami. Scusa, grazie. Cerchiamo di riportare un po' d'ordine qui, boh. Facoceri, facoceri, facoceri. Sono tutti lì, sono tutti lì. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, sali, sali, Lillo, sali. Non facciamoci vedere subito. Oh, ciao, piccolini. Sono quattro, ok. Diamo i livelli. Un maschio 75 che ci ha visto. Un maschio 75 che ci ha visto. Sì, salve, salve, venite, venite, venite. Io non mi ricordo dove ho la gabbia. C'è anche un terror board. E vabbè, qualcun altro vuole inseguirci. Va bene. Sì, però non li posso portare alla gabbia io. A parte il terror board ci sta ancora seguendo, ma i cinghialetti invece sono stufati. No, sono qua. Che cacchio, ce l'avevo la gabbia. Ah, aspetta, c'è anche una tigre. E
tan, ce la fate voi a salire? Oh no, non ce la fate. Papapero, papapero. Va bene, aspettiamo che si faccia nuovamente mattina. E poi vediamo di attirare i facoceri che ci servono nella trappola che dovrebbe essere qua vicino. Allora, maschio 75, perfetto. Maschio 75, perfetto. Maschio 12, no, peccato perché era anche rosso, era un bel colore. Ovviamente quelli di colore bellino sono sempre di livello basso. C'è un altro là in fondo. Femmina di livello 16, perfetto. Abbiamo due maschietti 75. Direi di concentrarci su di loro non appena sorge il sole. Ah, finalmente è sorto il sole. Tutti i facocerini stanno inseguendo un povero canguro disperato che sta correndo in circolo. No, però non me li portare troppo lontano. Allora, noi durante la notte ci siamo un attimo ricostruiti il percorso da qua alla gabbia. Allora, in teoria, se noi riusciamo ad attirare i facoceri da questa parte, e se loro riescono a salire per di qua, spero di sì, gli facciamo fare il giro di lì e poi la gabbia è lì dietro. La gabbia è proprio lì dietro, quindi in teoria dovremmo farcela portarne almeno uno di livello 75 maschio nella gabbia. E quindi io mi butterei e vorrei attirare la loro attenzione prima che faccia di nuovo notte. Ciao, allora qua ce n'è uno facocero, dove sono gli altri? No, tu sei proprio quello che non mi interessava, guarda, sei proprio quello che non mi interessava. Dove sono gli altri? Sono qua, ciao ragazzi, ciao, 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 mi seguite, grazie, ce n'era un altro, ce n'era un altro. Ciao, mi segui anche tu, che almeno di 4 uno dovrei riuscire a prenderlo, giusto? Cioè, secondo le probabilità. Ci sta seguendo? Sì, ci stanno seguendo in tanti. 4 facoceri e una tigre, perfetto, la combo perfetta. La tigre vorrei evitarla di mettere in gabbia con i facoceri, non so se litigano tra loro. Di qua ce la facciamo, ragazzi? Scendete? Salite più che altro? Ragazzi? Ragazzi? Ah, ok, arrivano, arrivano! Due fococeri! Sono i due fococeri di livello alto! Ti prego, dimmi che sono i due fococeri di livello alto! Ti prego, c'è un terror bird! C'è un terror, non un terror bird, micro raptor! Fococeri? No, micro raptor! Micro raptor! Facoceri, ah ce n'è uno incastrato però, mi sembra di averne visto uno incastrato. No, 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 sono liberati tutti, sono liberati tutti, ok, ok, venite, venite, venite. Aspetta, togliamogli un po' di ingombro dalla strada. Ah, c'è un altro facocero lì, ma no, ma quanti sono adesso? Va bene, ce n'è uno bianco lì, guarda che bellino, non posso farmelo sfuggire. Li attiriamo tutti, tutti i facoceri di Ark. Ciao Cici, vieni, vieni anche tu, più siamo meglio è. Dov'è la gabbia, dov'è la gabbia? Allora, ok, perfetto, perfetto. Là c'è il basilisco, là c'è il basilisco, siamo vicini, siamo vicini. Fuori la tigre, dove siete, facocerini? No, no, mi sono perso i facoceri per strada. No, 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 mi sta seguendo solo uno, non va bene. Io ne avevo 4 alle spalle, dove sono? Dove cacchio sono gli altri facoceri? Ma no, ma ne avevo 4 che mi seguivano. Tesoro, tu non so neanche di che livello sei. Aspetta, voglio gli altri. Ah, eccoli qua, guarda dove si sono fermati. Ragazzi, scusate, no, cioè ci stavamo rincorrendo noi. Non ho capito, non è che si interrompe il gioco così quando volete voi. E che cacchio. Salve, anche lei mi può seguire per cortesia? Ci siamo, è più o meno, è più o meno. Ragazzuoli, ma perché siamo così lenti oggi? Aia. Ok, 3 ce li ho. Quello rosso che ci siamo persi per strada non mi interessa perché era la femmina di livello basso. Ciao, anche a te. Mi stanno seguendo tutti, sì. Vediamo di andare piano piano che a quanto pare si distraggono facilmente. Guarda, gli altri dove sono? No, 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 ragazzi, 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 c'è un albero, dai, non è di... è un albero. Cioè, voglio dire, non mi sembra questo ostacolo insormontabile. Basta girargli intorno, Cribbio. Oh, perfetto, ce li abbiamo alle calcagna. Non mi sembra il momento giusto per fare cacca. Ti la coleo. Gabbia era per di qua, giusto? Dov'è la gabbia? È vero che c'era questo percorso ostacoli? Sì, è là dietro. È là dietro, dai ragazzi, ce la facciamo? Guarda il bianco che rallenta. No, no, ragazzi, ragazzi, no. Manteniamo l'attenzione, manteniamo il focus. Per favore, sull'obiettivo. Facciamo il gioco di squadra, grazie. Riesco a tirarglieli giù un paio di alberi col tiracoleo. Oh, meno male, dai, così forse evitiamo che si distraggano esageratamente. Ciao ragazzi, ce la facciamo? Sì, perfetto, tutti e 4 in fila. Venite per di qua. Bravissimi. E 1, 2, 3 e 4. No, me ne manca uno, me ne manca uno. Tizio, anche tu mi devi seguire qui dentro. E adesso vi voglio tutti e 4. Poi questo bianco è carinissimo. Vieni con me, vieni con me. Aia, ci ho fatto malissimo.
No, questo non riesce a entrare. Non riesce a entrare. Allora aspetta, fammi vedere che livello sei prima. Ah, oh, ci ho finito dentro pure lui. Perfetto, abbiamo quattro focacci in gabbia. Quattro focacci in gabbia, benissimo, benissimo. Stupendo, ora non ci rimane che beccarli sul musetto. Ta-dun. Ciao ragazzi, buongiorno. Voi venite a casa con noi, lo sapete ormai, sì? È inutile che vi arrabbiate, è inutile che vi arrabbiate, smettetela. Vi ordino di smetterla. Oh, sarà una cosa lunga eterna, ragazzi, addormentarli tutti e quattro. Aiuto. Guarda come sono tutti arrabbiati che mordono le pareti tutti e quattro. Sì, ma almeno uno si vuole addormentare, per cortesia. Cioè, vi sto sparando già da un po' ormai. Quello si è placato, ma non penso sia addormentato. Penso sia solo stanco, sta riprendendo le forze. E uno ci è svenuto, alleluia, alleluia, salve. Tocca a lei, si è offerto volontario. La vedo che si è offerto volontario. Guarda che questo sta uscendo dalla finestra. Sta uscendo dalla finestra, c'ha la zampa fuori. Ma porca miseria, ma non vale che facciate così però, eh. Là, guarda che c'ha il culetto proprio in posizione della finestra. Guarda, perfetto, perfetto. No, si è girato. Ma dai, però. Ci stavamo divertendo con le punturine sul culetto, no? Ci sta volendo l'eternità di sempre. Meno male che abbiamo altri dardi in arco nel tilacoleo, ma mi sa che sono pochi. Tipo, forse ne ho una cinquantina, basteranno. Tizio, ci vuoi andare giù? Te ne ho lanciate in faccia 3000 di frecce. Cioè, dovresti essere in coma in questo momento. Cacchierola, sta scendendo in fretta. Ci andate giù, ragazzuoli? Ho beccato la parete, Cribbio. Non mi fate distrarre. Guarda qua. Guarda qua quante bestie. Io come ci arrivo a tutte? Ragazzuoli, veloci a uscire che ho visto un paio di Baryonyx prima. Se ci diamo una mossa, penso non faccia schifo a nessuno. Ok, allora, le coppiette che abbiamo formato sono queste. Abbiamo un bel maschio 114 con la femminuccia livello 64. Ta-da! Vicino lui! Ciao piccolo, affettati imprinto. Affettati do pappa. Ok, perfetto, perfetto. Ecco qua i nostri tre uvetti. Ma guarda che bellini che sono tutti colorati. Sembrano gli uvetti di Pasqua.